Eccoci con Stefano Postarivo, mister del plebiscito. Stasera le ragazze hanno dato tanto, ci hanno creduto, hanno combattuto, sono passate le magiare, che dire? Che dire, io sono orgoglioso delle ragazze perché abbiamo fatto, secondo me, una partita forte anche oggi. La differenza è che abbiamo fatto qualche errore di troppo nei troppi gol presi a uomini pari, soprattutto sul centro. Non possiamo permetterci a questi livelli di prendere così due gol dal centro facile, senza prendere espulsione, senza lottare. E abbiamo preso due o tre gol, secondo me, di alto livello. Oggi Maggie Steffens ha dimostrato che è una delle giocatrici più forti al mondo. Ha vinto due Olimpiadi, ha vinto quello che c'era da vincere, è una giocatrice di alto livello. L'abbiamo limitata a Budapest, oggi a un certo punto ha deciso la partita facendo veramente due o tre gol. Si può dire tutto alla difesa, ma in questi casi c'è da fare più i complimenti all'avversario. Loro oggi hanno giocato molto forte. Noi dovevamo fare una partita perfetta, non l'abbiamo fatta per gli errori che ti ho detto in difesa e per qualche indecisione in attacco dove dovevamo lavorare diversamente, soprattutto sull'uomo in più, soprattutto sulla loro difesa chiusa, dovevamo interpretarla meglio. Non l'abbiamo fatto e oggi se non fai una partita perfetta come ha giocato oggi lui per vincere è difficile. 7-7 l'andata, 6-8 qua, due gol di scarti in 8 tempi giocati, lì un pareggio che una sconfitta contro, ripeto, una squadra che è imbottita di talenti ungheresi e una grande Steffens. Nulla da È il recriminarsi. motivo per cui ho detto che sono orgoglioso delle ragazze, perché se noi andiamo a valutare tutto è la squadra, i talenti che ha e le cose che, i soldi che spendono. Noi abbiamo fatto due partite mega, le ragazze sono state meravigliose, non siamo riusciti ad arrivare fino in fondo, però veramente non posso dire niente alle ragazze. Va bene, facciamo un attimo sulla maleducazione dei magiari, ma lasciamoli festeggiare, hanno ragione. Nulla, nulla è perduto, c'è ancora una Final Four di Coppa LEN che comunque siamo in quattro in Europa a giocarci, per cui rimocchiamoci le maniche e testa sotto. Sì, abbiamo la Final Four di Coppa LEN, è chiaro che in 2 anni abbiamo fatto due quarti di finale perdendo di 2 gol in totale, 3 pareggi e una sconfitta di 2. Quindi c'è un po' di rammarico per non essere riusciti ad arrivare alla massima competizione per club al mondo. Però, come ti dicevo, c'è anche la consapevolezza che questo gruppo sta facendo cose meravigliose, anche quest'anno, nelle difficoltà che abbiamo avuto, sta facendo cose meravigliose, perché probabilmente nessuno sarebbe aspettato di arrivare a giocarsi la partita con lui per se fino alla fine. E faremo questa finale di Coppa LEN, abbiamo perso già 2 finali di uno, cerchiamo adesso di lavorare per cercare di portare a casa questo trofeo, sicuramente sapendo che non è facile perché la formula delle coppe, che dove e poi alla fine tutte le migliori le incontri sempre, comunque non sarà facile, però essere nelle prime 8 d'Europa è qualcosa in più, non è scontato per niente e c'è da fare un enorme applauso alle ragazze. Grazie mister, in bocca al lupo per il resto. Previ.